Un giorno di digiuno totale, una scoperta da premio Nobel. Le cellule del nostro organismo si scompongono di continuo e si autoriciclano. Nel 2016, il dottor Yoshinori Ozumi, giapponese, ha vinto il Nobel per la medicina grazie alle sue ricerche sui meccanismi che regolano questo processo, chiamato autofagia. Ma di che si tratta esattamente e che cosa c'entra col digiuno? Saprete forse che molti dei tessuti del nostro corpo rigenerano le loro cellule con altre sempre nuove. Ciascun organo ha bisogno di un periodo di tempo diverso per rigenerarsi del tutto. Altri tessuti, invece, non rigenerano le loro cellule. Ma ora chiediamoci, che fine fanno le cellule morte del nostro organismo? Il dottor Ozumi, rinomato biologo giapponese, ha studiato per anni i meccanismi con cui l'organismo si libera delle cellule morte. Il processo ha il nome scientifico di autofagia. La parola deriva dal greco auto, che vuol dire se stesso, e phagin, che in greco significa mangiare. In pratica avrete già intuito che autofagia significa mangiare se stessi. Detta così suona un po' terrificante, eh? In realtà è un processo organico assolutamente vitale. Il primo scienziato che studiò l'autofagia fu il biochimico belga Christian De Duve. Per la sua scoperta vinse il premio Nobel per la medicina nel 1974. Negli anni 60, De Duve stava studiando dei tessuti epatici quando fece una scoperta assai interessante. Lo scienziato notò che le cellule erano dotate di un sistema di riciclo. Il biologo belga chiamò queste parti della cellula lisosomi. I lisosomi funzionano in pratica dentro la cellula come uno stomaco. Conteggono infatti enzimi digestivi, grazie ai quali i lisosomi sono in grado di consumare tessuti danneggiati o eliminati, particelle di cibo, batteri, parassiti, virus e altri scarti che si accumulano nelle cellule. Scarti che vengono riciclati e trasformati in cellule nuove e in energia. Questo è il processo di autofagia, senza il quale il nostro organismo non funzionerebbe. In pratica, grazie ai lisosomi, il nostro organismo riesce a trasformare le proteine in amminoacidi. Questi ultimi servono poi come materiale da costruzione per creare nuove cellule. Ora però, forse alcuni di voi si staranno facendo una domanda. Quindi bisogna mangiare carne per creare nuove cellule? Calma! Ci sono naturalmente delle creature che vivono senza nutrirsi di proteine animali. Gli studi dimostrano, sorprendentemente, che nel loro sistema digerente è presente all'incirca la stessa quantità di proteine e carboidrati che si trova in animali che consumano carne. Un mistero che in realtà è di facile spiegazione. L'organismo si fabbrica da sé le proteine riciclando le cellule morte e i batteri che gli lisosomi hanno immagazzinato. Ogni giorno il nostro organismo crea in questo modo dai 200 ai 285 grammi di proteine. In media una persona consuma circa 71 grammi di proteine al giorno. Non abbastanza perciò per fabbricare nuove cellule? Ecco perché il processo dell'autofagia è così fondamentale. Utilizzando gli scarti immagazzinati nelle cellule, l'organismo raggiunge il necessario fabbisogno giornaliero di proteine. Se il processo dell'autofagia non si svolge correttamente, una persona può sviluppare il diabete di tipo 2, il morbo di Parkinson e altre malattie degenerative, o persino il cancro. Il fatto è che se il nostro sistema di riciclo cellulare non funziona, le cellule danneggiate iniziano ad accumularsi nell'organismo. Si crea così una possibile formazione di cellule tumorali o un ambiente adatto al proliferare di virus e batteri, con conseguente rischio di contrarre gravi malattie. Il dottor Ozumi scoprì che l'autofagia si intensifica quando l'organismo è sottoposto a uno stress. Uno stress può anche essere il digiuno, una dieta ferrea o semplicemente la fame. In questi casi le cellule iniziano a nutrirsi di scarti cellulari, inclusi i batteri patogeni, per produrre energia e rigenerarsi. Il nostro organismo funziona a ciclo continuo per nutrirsi di proteine e al tempo stesso liberarsi degli scarti. In tutte le sue ricerche, il dottor Ozumi ha stimolato la fame tramite il digiuno totale per incoraggiare l'organismo a scomporre le cellule tossiche e liberarsene. In pratica, quando digiuniamo, diamo più vita alle cellule, che così producono più energia. Siamo quindi anche meno esposti alle infezioni.
Inoltre, se scegliete di diminuire il vostro consumo di calorie, i livelli di monossido nel vostro organismo aumentano. Il monossido di azoto è, infatti, una molecola che stimola la depurazione e il ringiovanimento del nostro organismo. Come vedete, l'alternanza tra periodi in cui si mangia normalmente e altri in cui si digiuna è di aiuto all'organismo, perché depura. Inoltre, vi farà ovviamente dimagrire e stimolerà il metabolismo. Per quanto riguarda i benefici alla nostra salute, questo metodo ci aiuterà ad abbassare il rischio di soffrire di patologie cardiache e neurologiche, di diabete, di infezioni, di stress ossidativo e di sbalzi di pressione. Non solo, i periodi di digiuno ci proteggono anche dal cancro. In genere aumenterà la longevità, andando a equilibrare i livelli di colesterolo. Digiuno a giorni alterni. Se scegliete questa opzione, dovrete mangiare normalmente un giorno e digiunare il giorno dopo. Questo digiuno, però, non deve essere totale. Curiosamente, quando in un test si è fatto tagliare a dei volontari il consumo calorico del 20%, nel giro di 2-6 anni, la loro glicemia, la pressione sanguigna ed i livelli di colesterolo erano tutti perfettamente nella norma. Oltre a ciò, tutti quanti avevano perfettamente sotto controllo il loro peso. Digiuno di acqua. Scegliere di seguire questa strategia significherà selezionare un giorno della settimana in cui bere solo acqua o spremute fresche, rigorosamente senza zuccheri. Il periodo migliore per farlo è la primavera, ma si può comunque fare anche nel resto dell'anno. Un'ulteriore interessante cosa da notare dalle ricerche che abbiamo descritto? Il fatto è che con quell'abbondanza di proteine che derivano da carne, formaggi o latte, l'organismo non avrà motivo di nutrirsi delle proteine che invece sono frutto del riciclo cellulare. Questo perciò rallenterà il processo di autofagia e di rigenerazione cellulare con risultati tossici.